Ben ritrovati da Alessandra Toni, che conduce il podcast quotidiano di Varese News con le principali notizie di martedì 26 gennaio, scelte per voi dalla redazione. A 19 anni dalla sua inaugurazione, la Tenso struttura che ospita il Teatro di Varese va all'asta. Il proprietario, il gruppo 2A SRL, è fallito e gli strascichi legali si abbattono anche sulla gestione sana che da sempre ha garantito l'Associazione Culturale Teatro Stabile di Insubria e AD Management. L'atto che ha avviato tutta la procedura ha origine nel programma di liquidazione depositato dal curatore fallimentare del Tribunale di Milano nel febbraio del 2019. Il 15 dicembre scorso è arrivata l'ordinanza con cui si comunica la messa all'asta del Teatro di Varese con una base economica di partenza di 200.000 euro e possibili rialzi di 5.000. L'asta si terrà alle ore 15 del 12 febbraio. A pochi mesi dal voto, un sondaggio condotto dall'istituto Winpool per conto di Scenari Politici definisce gli umori dell'elettorato varesino chiamato a rinnovare l'amministrazione comunale. L'indagine ha coinvolto 800 persone, residenti e votanti. Sulle intenzioni di voto i varesini si sono espressi a favore dell'attuale primo cittadino, Davide Galimberti, ma lo scarto verso un avversario ancora non definito del centrodestra è molto ridotto, solo un mezzo punto percentuale. Galimberti riceve un alto gradimento da parte del 61% degli intervistati, ma non raggiunge un'analoga fiducia per quanto riguarda il suo operato. I suoi sostenitori convinti scendono al 54%. Fiamme nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 gennaio a Caronno Pertusella. Un incendio si è sviluppato intorno alle 4.30 in un appartamento di Corso della Vittoria e ha costretto 10 persone a lasciare la propria abitazione. Il fuoco è scoppiato in un appartamento del primo piano di uno stabile, fortunatamente disabitato. Le due famiglie che vivono nella stessa corte, 10 persone in tutto, tra cui due bambini di 1 e 11 anni, sono state evacuate grazie all'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. La casa interessata dall'incendio è stata dichiarata inagibile, mentre le persone portate in ospedale se la sono cavata con lievi intossicazioni. Sono rientrati in classe questa mattina gli studenti degli istituti superiori di Varese. Due gli ingressi e l'indicazione di ammettere il 50% della popolazione scolastica. A Busto Arsizio slitta domani il ritorno in presenza, ad eccezione del liceo Crespi, come raccontano ai microfoni di Orlando Mastrillo la dirigente Cristina Boracchi, una studentessa dell'ultimo anno. Mi chiamo Laura Merlo e sono in quinta superiore del liceo della Cinzuale. E per te è un ritorno a scuola dopo quanto tempo? E saranno almeno 3 mesi quasi, sì, fino a ottobre praticamente. Com'è per te questo ritorno? Strano, evidentemente molto strano, perché tantissime cose sono cambiate. Dall'entrata proprio alle 9.40 a fatto che non prendo i mezzi. Quindi tu prima utilizzavi l'autobus e adesso vieni in bici? Esattamente, sì, sì. Okay. Questa scelta come la stai vivendo? Nel senso, è positiva? Come la vedi anche di andare in bicicletta? No, molto meglio, ti schiarisci subito le idee. Posso dire che fosse successo prima sarebbe stato meglio. Ok. Valvola di sfogo ottima. Ok. E quindi quest'anno tu hai la maturità. Esatto. Cosa speri adesso per questi prossimi mesi? Spero in una situazione lineare più che altro. Noi siamo in 50-50, quindi 50 in presente e 50 in pratica a distanza. Spero che la situazione rimanga questa, che non ci siano i soliti intervalli di chiusura totale, poi riapertura parziale. Vorrei una situazione più lineare possibile. Il rientro al Crespi è avvenuto già oggi, martedì, perché abbiamo deciso di iniziare il prima possibile e con il maggior numero di studenti in presenza possibile. Ma noi abbiamo misure di sicurezza tali da permettere questa scelta. È una scelta condivisa a livello non solo cittadino fin dal mese di giugno, ma provinciale, perché i tavoli provinciali di lavoro hanno proprio decretato che questo doppio orario di ingresso alle 8 e alle 9.40 sia da estendere a tutte le scuole. Quindi Busto è stata, come dire, antesignana di una modalità di accesso a scuola che è stato poi garantito anche dalla prefettura. E continuiamo a parlare di scuola con la fotografia fornita dal Ministero dell'Istruzione sulle iscrizioni cui termini si sono chiusi il 25 gennaio. Al ciclo primario la quasi totalità ha chiesto il tempo pieno di 40 ore per gli alunni delle elementari, che scende a 30 ore per le medie. Alle superiori la metà delle domande è stata presentata ai licei e tra questi spicca lo scientifico.
Tiene il classico, mentre l'offerta professionale continua a non convincere. E ora parliamo di sport con il ricco calendario della giornata di mercoledì, come ci spiega Damiano Franzetti. Si comincia nel primo pomeriggio con Varese Caratese di calcio, si finisce la sera con il basket perché alle 18 torna in campo la Open Job Metis in trasferta con Trieste. I biancorossi del calcio cercano dalle 14.30 di sfatare il tabù Franco Ossola, visto che il Varese non ha ancora vinto sul terreno amico in questa stagione di Serie D. Di fronte una Folgore in striscia positiva da ben 7 giornate. La Open Job Metis invece avrà solo 7 giocatori senior a disposizione dopo l'epidemia di Covid che ha colpito la squadra. In particolare mancheranno le tre guardie, Douglas, Bini e Jakovic. La formazione sarà quindi completata dai giovani Librizzi, Van Velsen e Virginio. Le due partite saranno raccontate come di consueto da Varese News con il live blog nel quale ospitiamo in tempo reale anche le opinioni dei lettori. Ecco quindi le parole di Massimo Bulleri, allenatore della Open Job Metis, prima della partenza per Trieste. Ho ritrovato gente estremamente seria, gente estremamente motivata, gente estremamente orgogliosa, gente che ha questo mestiere, che ha questa stagione a cuore, gente che darà di più di quello che ha dato fino ad oggi, che darà di più di tutto quello che ha dato fino ad oggi, che darà di più di tutto quello che ha, che darà di più di tutto quello che ha sempre dato per finire la stagione alla grande. Era questa l'ultima notizia del nostro podcast quotidiano che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker e Spotify.